Buongiorno a tutti, buon mercoledì. Come ogni settimana io sono Claudia e ci troviamo a Peschiera del Garda per i nostri approfondimenti storici. Oggi è il momento della tabella numero 12, ovvero dell'antico porto di Peschiera del Garda. Vi ricordo il servizio di audioguide disponibile in 4 lingue, italiano, tedesco, inglese e l'immancabile dialetto veneto, che potete noleggiare tutti i giorni all'infopoint di Peschiera del Garda. Vi sarà data in dotazione a questa mappa dove potete seguire l'itinerario numerico ed ascoltare la storia che vi circonda in maniera totalmente autonoma. Vi ricordo anche che è disponibile il servizio di visite guidate, dei walking tour, ovvero delle passeggiate storiche all'interno del centro storico, dove visiteremo i luoghi di maggiore interesse. E inoltre vi ricordo che su ogni tabella che troverete indicata qua con i numeri troverete un QR code che potete scannerizzare con il vostro telefono ed ascoltare la splendida storia del nostro paese. Ci tengo molto a precisare che Peschiera del Garda è una fortezza veneziana del XVI secolo, bellissima, e proprio grazie a questo dal 2017 facciamo parte del patrimonio dell'UNESCO, quindi venite a trovarci e venite a scoprire la nostra storia. Oggi ci troviamo qua con la tabella numero 12, come abbiamo detto è l'antico porto di Peschiera del Garda. In queste foto viene raffigurato l'antico porto, potete vedere la cinta muraria della fine dell'Ottocento, che però oggi non è più presente, dato che è stata demolita tra il 1910 e il 1911 per i lavori di ampliamento della città. Sulla facciata nord della fortezza si trovava l'effigie del Leone di San Marco, che oggi viene conservata all'ingresso del municipio. Bene, con questo oggi spero di avervi dato qualche notizia in più sul nostro paese, vi auguro una splendida giornata, una splendida settimana e vi ricordo di seguirci sulla pagina Facebook di Turismo Peschiera. Venite con me e vi lascio con questa splendida vista del lago di Garda, che questa mattina ci sta regalando una luce splendida. Buona giornata e a presto!